interessante concentrato di storia e natura. Un punto di riferimento per trascorrere pezzi della propria vita. La trovo una città ricca e stimolante. Un notevole patrimonio storico, artistico, anche culturale, col teatro, il buono. Una nicchia ecologica specifica che ha delle caratteristiche incomparabili che non si vedono altrove. Atri deve essere riaperta dal mio punto di vista, cioè devono essere aperte le porte perché abbiamo tantissime cose ma non le sappiamo sfruttare. Ad Atri non è stato dato il posto di rilievo che merita. Atri ha la doppia ricchezza, sia di avere questo ampio territorio comunale, dall'altro di avere le comunità locali, sono vere. L'offerta di Atri, che è quella storico-culturale, completa l'offerta turistico-balneare che è quella delle città costiere, che sono quelle di Pineto, Silvi, Rosero, di Confista. Per l'Adriatico è un territorio che ha dei limiti orografici. Bisogna superare il campanilismo e andare oltre. Le vie di comunicazione non la facilitano, soprattutto il collegamento con terra. Abbiamo tantissimo, sappiamo offrire poco. Dobbiamo fare sinergia, assolutamente. Non c'è una grossa apertura verso il cambiamento. Potrebbe valorizzare meglio il potenziale che ha. La parola d'ordine deve essere recupero e qualità della vita. Pianificazione strategica è un aspetto importante delle nuove politiche, chiamiamole così, nuove, anche se ormai sono vecchie nuove, politiche di sviluppo locale, che ha come caratteristica quella che hanno un po' tutte le politiche di sviluppo locale, cioè di basarsi sul tentativo di coinvolgere i soggetti locali, pubblici e privati, intorno a ipotesi di ridefinizione dell'identità e del percorso di sviluppo di un territorio. La pianificazione strategica dovrebbe innanzitutto essere incentrata sulla costruzione di scenari socialmente condivisi, allargando da una parte i processi di governance alle rappresentanze delle quote deboli della società e non quindi limitandole, come solitamente avviene, ad accordi tra soggetti di rappresentanze forti, e dall'altra aprendo processi partecipativi che sono cose diverse dalla governance perché mettono in campo direttamente i cittadini. Condividere un percorso di sviluppo interdipendente in cui pubblico e privato fanno ognuno la loro parte intorno a delle idee condivise su dove portare la società locale. Perché se parliamo di dimensione strategica parliamo di un progetto di lungo periodo che abbia un suo disegno appunto strategico, che significa di futuro di cambiamento complessivo dell'economia, della società, della strutturazione di un sistema locale, e poi tante azioni conseguenti ai vari livelli di pianificazione a questo disegno strategico. È necessario favorire la cooperazione tra soggetti pubblici e privati essenzialmente intorno alla produzione di beni collettivi che sono necessari e che i privati in quanto tali non sono in grado di fare, che il pubblico da solo non è in grado di fare perché manca delle informazioni, del consenso, eccetera, eccetera, e quindi la cooperazione tra pubblico e privato è funzionale alla individuazione di quei beni collettivi chiave in una certa area per far fare un salto allo sviluppo locale. Perché non esiste sviluppo locale senza che i soggetti sociali, economici di un territorio possiedano le capacità di riproduzione del proprio territorio, della vita materiale, biologica, culturale, cioè possiedano i termini della ricostruzione del proprio ambiente di vita.